Ciao bambini, come state? Spero stiate tutti bene. Oggi vi voglio raccontare una storia. La storia della Pasqua, sì? Perché la Pasqua è una storia. Pensate, domenica prossima si chiama Domenica delle Palme. Ma perché? Cosa si ricorda? Lo scopriamo. Domenica prossima si ricorda Gesù che entra in una grande città della Palestina, Gerusalemme. Tutti lo aspettano, perché si è saputo che lui fa tanto bene. Guardate, anche i bambini l'hanno visto. Guardate tutti, arriva Gesù, arriva sul dorso di un asinello. Gesù è il nostro re. Gridiamo, Osanna, Osanna, Osanna al re. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Poi sentiamo qualcuno che dice: Gesù, questa gente fa troppo rumore. Ma Gesù risponde: questo è un canto che non può essere taciuto. Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze, Osanna al re. Ecco, l'entrata di Gesù a Gerusalemme, anche un pittore famosissimo, antico, Giotto, ha dipinto questo bellissimo quadro, come una fotografia. Gesù che entra a Gerusalemme, in groppa al suo asinello e delle persone in basso stendono addirittura dei tappeti sul suo cammino. Giotto ha dipinto questo quadro per le persone che non sapevano né leggere né scrivere, così anche loro potevano conoscere la storia di Gesù e la storia della Pasqua. In alto ci sono dei personaggi, guardate, sugli alberi, raccolgono dei ramoscelli d'ulivo. E sì, perché un segno della Pasqua e della Domenica delle Palme è proprio il ramoscello dell'ulivo. Sì, è un segno che significa pace. Pace a voi, pace a tutti. Infatti, molti cristiani si recano in chiesa con tanti ramoscelli d'ulivo e poi se li scambiano tra di loro. Anche una piccola foglia è segno di pace. Pace a noi, pace a tutti. Ma il ramoscello d'ulivo l'aveva anche una colomba. Sì, anche la colomba è un segno della Pasqua. Ma cosa fa questa colomba? Porta un ramoscello d'ulivo nel becco. Ma chi? Chi sarà mai quel personaggio? Ma lo ricordate? Ah, è l'arca di Noè! Quello è Noè! Infatti, aveva mandato una colomba fuori dall'arca per vedere se la terra era emersa. La colomba ritorna con un ramoscello d'ulivo, voleva dire che il diluvio era finito, le acque si erano abbassate, il cielo e la terra avevano fatto di nuovo pace. Domenica delle Palme, un piccolo ramo d'olivo portato con gioia leggera come una bandiera da un bimbo innocente, è la più bella preghiera di pace. Bene, anche questo è il mio ramoscello di pace. Buona Domenica delle Palme a tutti e tutte. Mi raccomando, la storia della Pasqua è appena cominciata. Continua!